Si è tenuta la conferenza stampa per presentare il progetto Sostegno alla Famiglia. Si tratta di un corso prematrimoniale per gli sposi che scelgono il matrimonio con rito civile. Siamo con Cristina Gnutta, assessore ai servizi civici. Un progetto significativo che supporta le coppie che scelgono il rito civile. È un progetto che ci è stato proposto dalle professioniste che terranno il corso e che abbiamo sposato subito. È rivolto a chi andrà a sposarsi nei prossimi mesi. Soprattutto è pensato per chi si sposerà civilmente e che per i vari, più vari motivi non accede ai corsi che vengono tenuti dalla curia, ma non è esclusivo per queste coppie, quindi può essere aperto anche a chi si sposerà con rito civile. Il corso intende dare degli strumenti ai nubendi perché possano affrontare la vita in due con consapevolezza sia dei propri diritti e doveri, vuoi dal punto di vista ad esempio del regime patrimoniale della famiglia oppure comunque di quelli che sono i diritti nei confronti dei figli, degli ascendenti eccetera, vuoi anche da un punto di vista psicologico di comunicazione su come interagire in una coppia, su come evitare magari dei banali errori a causa di incomprensioni che si possono ben evitare. Quindi ringrazio i professionisti che hanno proposto questo corso che è assolutamente gratuito e che spero se otterrà successo possa essere replicato. Le coppie che possono accedere sono 20, quindi 40 persone, c'è un numero e un indirizzo email cui si può accedere per iscriversi. Partirà il 23 maggio. Siamo in presenza delle dottoresse Cristina Porrato e Irene Riva. È l'importanza del progetto Sostegno alla Famiglia in un momento in cui la fragilità di coppia è evidente. Sì, dalla nostra esperienza, noi siamo due psicologhe, abbiamo visto una crescente difficoltà nelle coppie già in un periodo immediatamente successivo al matrimonio, con difficoltà che portano in qualche modo a far sì che l'amore che li ha portati a sposarsi in qualche modo venga completamente subissato da conflitti, difficoltà, silenzi e incomprensioni. Abbiamo pensato di offrire alla cittadinanza strumenti che poi noi usiamo nel nostro studio, che è quello di aiutarli a reimpostare una comunicazione efficace, una negoziazione, un'attenzione alle famiglie dell'altro, quindi ai suoceri, no? Che spesso possono essere, non si hanno strumenti per gestire i propri spazi rispetto agli spazi che poi le famiglie d'origine chiedono. Quindi fornire strumenti comunicativi, strumenti di ascolto per aiutarli a far crescere la loro coppia, mantenerla stabile nel tempo e a diventare coppie poi famiglie felici. Il nostro obiettivo è un po' questo, quindi nasce da dati che noi abbiamo sulla sofferenza per fornire strumenti. Sono sempre più in aumento i matrimoni con rito civile, in questo momento sono addirittura superiori a quelli religiosi, ma purtroppo i giovani sposi non hanno nessun corso che invece la Chiesa nel tempo ha offerto ai suoi nubendi. Quindi per questa ragione abbiamo pensato di offrire un corso anche per loro. Come ha detto l'assessore, non è riservato esclusivamente alle persone che si sposano con rito civile, è aperto a tutti. Siamo in presenza dell'avvocato Carola Marchesi. L'importanza del progetto sotto il punto di vista legale. Questo progetto, appunto, come abbiamo avuto modo di illustrare, rappresenta appunto il tentativo di fornire alle coppie alcune informazioni utili per la gestione della loro vita quotidiana, ma soprattutto di fornire degli strumenti necessari per la gestione dei conflitti che necessariamente nascono all'interno della coppia e che man mano stanno diventando sempre più importanti, come la stessa, alcuni episodi che si possono leggere quasi quotidianamente sulla stampa lo confermano. Questo è un aspetto che vorrei rimarcare perché la conoscenza di alcune dinamiche familiari che
comunque capitano a qualunque famiglia, aiuta a superare il problema e non a far divampare certe dinamiche che appunto traggono origine da dissidi familiari che poi diventano sempre più conflittuali. La conoscenza normalmente porta ad una migliore gestione e anche una migliore risoluzione dei problemi. Mi auguro che questo sia capito e sia accolto favorevolmente, insomma questo è anche un po' proprio l'intento, sia dal punto di vista psicologico che le mie colleghe compagne di viaggio affronteranno più ampiamente rispetto a me. Dal mio punto di vista è quello di cercare di permettere alle persone di conoscere alcuni aspetti legali, perché la stragrande maggioranza delle persone che vengono da noi in studio, quando gli si domanda ma che regime patrimoniale ha scelto, non lo sanno e sono magari sposati da 30 anni. Ma io sono andato a firmare, non so bene, non so come, non so perché, ma non lo sanno dire. E questa invece è una cosa importante, perché nel 2012, quando la realtà anche economica della famiglia sta vivendo un momento particolare, molto difficile, è importante sapere fin dall'inizio quali che possono essere anche i propri diritti e i propri doveri, perché non è solo giusto parlare di diritti, ma anche di doveri, perché comunque il matrimonio impone una certa condotta ad entrambi i coniugi e quindi è importante, come dire, iniziare bene con quattro notizie che possono aiutare, non scoraggiare, direi, scoraggiare no.